Dopo anni di carcere, gelosie e reciproche accuse, i ragazzi della banda ora sono liberi, liberi di scendere in guerra. È così che Enrico De Pedis, mentre guadagna miliardi e li reinveste in attività pulite, si mette alla caccia dei suoi nemici. Il suo primo obiettivo è l'uomo che durante gli anni del carcere ha provato a mettersi contro di lui. Edoardo Toscano, l'operaietto. Praticamente Edoardo, ad Ostia, c'era un fornaio che faceva usura e aveva dato 50 milioni dei suoi per metterli nella cassa comune e poter usufruire dei guadagni dell'usura. Quando l'hanno saputo i testaccini, in questo caso De Pedis, ha mandato uno dei suoi messi a corrompere questo fornaio, a dire: senti, se tu ci avvisi quando Edoardo viene da te, io ti lascio i 50 milioni di Edoardo e più te ne do altri 50. E questo ha accettato questa offerta, questa indegna offerta. Quindi la mattina Edoardo, quando si è presentato all'appuntamento, è arrivato questa moto con questi due tizi, cioè Angelo Cassani, detto Ciletto, e Angelici, adesso in questo momento mi sfugge il nome, detto Rufetto, e gli hanno sparato mentre Edoardo stava così contrattando, parlando con questo di spalle, gli hanno sparato in testa. Un pluripregiudicato di 36 anni, Edoardo Toscano, indicato come uno dei principali boss della malavita organizzata romana, è stato ucciso questa mattina, intorno a mezzogiorno, a colpi di pistola da due killer davanti ad una panetteria di Viale della Marina ad Ostia. È il 16 marzo 1989. Edoardo Toscano, il più abile killer della Magliana, si è fatto cogliere impreparato.